Un vino rosso creato ad hoc per festeggiare il nome Magoni e quanto fatto in tutti questi anni ricchi di soddisfazioni per un piccolo paese come Selvino, con poco più di 2000 abitanti, dal quale Paola, Livio, Lara, Oscar, Barbara e Sonia sono partiti per grandi avventure. E proprio nei giorni scorsi è nato ufficialmente il Magù, prodotto uscito dall'azienda vitivinicola La Collina di Grumello del Monte. A creare questo vino Christian, un ristoratore, doveva essere un vino che abbina qualità e semplicità. Lo stesso Livio Magoni, che ha cominciato da poche settimane l'avventura da coach di Meta Rovat dopo aver guidato Petra Vlova, sta scrivendo pagine di storia come la sorella Paola, olimpionica in slalom a Sarajevo, era il 1984, e sempre rimanendo nel mondo della neve, anche se in questo caso parliamo solo di omonimia. Lara Magoni, argento mondiale a Sestriere, era il 1997 nello slalom che vide trionfare Deborah Compagnoni. Tutti questi ex atleti sono stati intervistati dal nostro Alberto Porfidia. Sentiamoli. Siamo al Grand Hotel Mamma di Selvino, casa Magoni, Paola Magoni. Questo è il tuo regno? Sì, la casa di mamma e papà, dove noi ci ritroviamo appena possibile noi fratelli e dove teniamo sempre un po' di feste. Anche perché è un evento un po' particolare, molto speciale, che non ha a che fare con lo sci, che è appunto la grande specialità di Paola Magoni, ma presentate il Sel Vino, questa è la combinazione. Esatto, abbiamo insieme a un ristoratore di Selvino e un proprietario di un supermercato abbiamo portato avanti questa idea, questo marchio che si è registrato Selebu, dove ci sono un po' di prodotti, la quale anche il vino Magù che naturalmente chissà perché si chiama così. Sì, è appunto dedicato appunto alla nostra famiglia, a tutti i Magoni che hanno ottenuto alto l'onore del paese di Selvino e quindi assieme all'azienda vinicola La Collina di Grumello del Monte abbiamo portato avanti questa iniziativa sperando di fare un piacere enogastronomico a tutti quelli che verranno a Selvino. E che naturalmente lo proveranno, anche assaggeranno anche gli atleti prima di fare uno slalom. No, questo non credo. Questo non credo, anche perché è un rosso da pasto, quindi insomma sarebbe un po' duretta dopo far le gare. Però saranno contenti di berlo anche dopo per festeggiare un bel prosito. Certo, sicuramente il vino è un modo anche per stare in compagnia e per far festa, dai. Luigi Invernici ci spiega come è nato questo Sel Vino e appunto anche per i non sommelier qualcosa, certo. su per avvicinarsi appunto a questo vino, alle qualità di questo, certo, vino. Allora, questo è un Valcaleppio. Per chi non conosce la zona DOC di Bergamo, che appunto si chiama Valcaleppio, che è presa dall'omonima valle, la Valcaleppio si può produrre dal confine del fiume Adda, che delimita le due province Milano e Bergamo, fino al fiume Oglio, che delimita Bergamo e Brescia. Si può produrre su tutta la zona pedemontana, fascia collinare, e ha un taglio bordolese. Come tutti i tagli bordolese è fatto da due qualità di uve vinificate separatamente, Merlot e Cabernet Sauvignon. In questo caso c'è un 60% di Merlot e un 40% di Cabernet Sauvignon. Nella primavera successiva viene tagliato, fa un invecchiamento di 2 anni, un anno in botte grande di rovere francese da 20 ettolitri, un anno in tonneau da 500 litri, dopodiché viene imbottigliato e segue un affinamento ancora in bottiglia. In bottiglia deve riposare ancora un anno prima del commercio.
Quindi lo troveremo nei ristoranti, non solo di Selvino, immagino. Sicuramente, non solo in Selvino. Qui abbiamo voluto personalizzare l'etichetta perché abbiamo sposato questa bellissima manifestazione, ma dopodiché lo stesso vino è in commercio con l'etichetta dell'azienda. Beh, per una ragazza, cioè una donna come me che è stata ragazza nel momento in cui Paola Magoni ha vinto l'oro olimpico a Sarajevo, questa casa rappresenta un sogno. Da qui è partito anche il mio sogno, perché naturalmente Paola ha trascinato tanti di noi a diventare piccoli grandi campioni. È una campionessa anche Lara Magoni comunque. Sì, diciamo che sulle scie di Paola anch'io ho avuto le mie soddisfazioni, ma naturalmente per me c'è la massima stima, perché l'oro olimpico è quello che ti cambia la vita. Io ho affiancato bene Paola perché ho fatto un argento ai mondiali e lei fece il bronzo ai mondiali, quindi le medaglie a Selvino sono arrivate tutte e tre, di tre colori diversi. Beh, pensare a un vino di Selvino poi è qualcosa, cioè, un po' una genialata c'è stata qua. Guarda, io stasera sono fortemente emozionata perché mi hanno avvertita di questa cosa, sono arrivata un attimo in ritardo, ma non immaginavo che avessero avuto veramente un'idea così bella. Io mi occupo di marketing territoriale e da sempre sappiamo che per promuovere un territorio non c'è nulla di meglio che un prodotto locale. Ma anche perché questa è la tua terra e quindi giochi in casa tu. E poi scusatemi, avere un vino che si chiama Magù è tanta roba, anche se dietro questo Magù attualmente abbiamo Livio Magoni, che è un allenatore riconosciuto a livello internazionale e mondiale perché ha saputo portare alla vittoria due atlete nella Coppa del Mondo assoluta. È vero, c'è la Vlhova e adesso poi allenerà un'altra campionessa ancora, oltre che l'altra. Farai ubriacare qualcuno con questo Magù? Io spero che questo vino sia percepito nei locali del paese, non solo, perché è un percorso, una lettura di un territorio e il vino lo rappresenta al meglio. Bene, grazie allora anche a Lara Magoni che in questa cornice bellissima, credo, è come vincere un'altra medaglia qua così. E quindi le medaglie ce ne sono tante stasera. Non si può venire a Selvino senza trovare Angelo Bertocchi, che è l'anima di Selvino, di questo territorio, che appunto siamo all'inizio dell'estate, come si fa a non pensare a cosa si farà a Selvino? Ormai da 50 e passa anni qui, lui, Angelo Bertocchi, che inventa, no? Ma io vorrei tanto fare tutto quello che ho fatto in questi tanti anni. Purtroppo il coronavirus non ci permette di fare tutto questo. Naturalmente limiteremo per quello che possiamo riuscire a fare e cercheremo di dare il più possibile eventi che possano comunque allietare le vacanze sull'altopiano dei nostri cari villeggianti. Sarà una cosa molto limitata, ma penso che qualche sorpresa riusciremo comunque a portare avanti e sicuramente dare gioia e felicità e soddisfazione a noi, soddisfazione, e ai villeggianti di poter trascorrere sull'altopiano Selvino Bianco questa bella estate. Sicuramente la fantasia non manca ad Angelo Bertocchi, ma l'importante intanto è il primo passo, di aver riportato qua anche i turisti, i villeggianti. No? L'importante è questo, però adesso i villeggianti adesso si aspettano molto da noi perché li abbiamo abituati giustamente molto bene, quindi il nostro impegno è ancora più grande perché dobbiamo cercare di migliorare sempre più e dare il meglio di quello che sappiamo dare qui sull'altopiano Selvino. Quindi speriamo che sia una bella estate, il tempo che ci dia una mano, e poi penso nei prossimi giorni potremo comunque dire quello che riusciremo a fare durante questo periodo. Cartellone delle iniziative, anche perché la sicurezza è che Angelo Bertocchi non sta sicuramente mai fermo, no? quindi quello è già il primo passo per poter riuscire a programmare qualcosa. Certo, io come ripeto non posso ancora dire, ma comunque due o tre eventi dei 4-5 che organizzavo tutti gli anni penso di riuscire a farli, magari in un mondo un po' ridotto, che poi magari allargherò, ci sarà una bella sorpresa su una mini marcia di agosto, e sempre con rispetto della sicurezza e quant'altro, quindi sicuramente faremo di tutto per, come mi ripeto l'ennesima volta, per fare quello che abbiamo sempre fatto in tutti questi anni, perché Selvino, non dimentichiamo, l'altopiano vive di turismo, quindi noi dobbiamo cercare di puntare tutto sul turismo. Quindi sicuramente gli eventi ne faremo diversi, ripeto, molto limitati, però sicuramente un po' di eventi riusciremo a farli. Anche il richiamo dello sport, della famiglia di Magoni, della Lara, Paola, Oscar, insomma anche quello contribuisce insomma a portare a Selvino tanti motivi in più di
di partecipazione? Beh, su questo qui io in questa famiglia ci ho vissuto dall'inizio, da quando veramente è nata la famiglia Magoni. Io ero a Sarajevo nel 84 insieme col papà ad assistere alla medaglia olimpica a Paolo Magoni, poi tutti gli altri, dall'Oscar, dal Livio, da Sonia, quindi io faccio parte integrante e ne sono orgoglioso. Sicuramente quello che ha dato la famiglia Magoni unitamente insieme all'Ara e quant'altro e anche agli altri atleti Selvino Nazzurri, ricordiamo che sono ben 9 gli atleti azzurri che hanno indossato la maglia azzurra di Selvinesi, però sicuramente ci ha dato una grande, perché io mi ricordo a Sarajevo nel 84 che eravamo giù e tanti non sapevano dove era Selvino. Io ero già pronto con i per fare dove era Selvino, quindi, però sicuramente questo è servito e i giornalisti sono rimasti entusiasti nel sapere comunque di dove veniva Paolo e quant'altro. Quindi questo è un esempio dell'amore che si ha per il proprio paese e di come comunicare. Dire Magoni vuol dire la signora Margherita, la padrona di casa. Insomma, questa è una grande festa, un grande evento, il Selvino. Che ha già assaggiato, mi sembra lì. Sì. Tanti, ne ho assaggiati tanti di queste feste. Sono sempre disponibile a farle. Sarò sempre disponibile finché ci sono. Senta, ma Livio, Paola, Oscar, questi avrebbe immaginato tutti sportivi, tante medaglie, tanti trofei, insomma, di che arrivassero a casa con tutte queste vittorie, queste, ma al di là delle vittorie anche di essere tanto apprezzati nello sport e non solo? No, all'inizio no, si andava così per divertirsi, per farle fare un po' di sport ai ragazzi, ma poi una gara tira l'altra, poi c'era il Normanni di San Pellegrino che continuava a dire dai che i figli vanno bene, dai, e siamo arrivati a questo punto, a questo livello. A quanto la mamma e il papà hanno spinto i ragazzi, li hanno aiutati a diventare così bravi? Tantissimo. Io in particolare andavamo tutti i pomeriggi agli spiazzi, andavo a prenderli a scuola, 2 panini e poi si partiva, c'era già il maestro Seghezzi su pronto, con già tutto preparato. Fatto sacrifici enormi, si arrivava a casa, si prendeva i figli, si portavano giù a scuola a Bergamo perché le scuole qua altrimenti le bocciavano perché facevano le assenze, sacrificio enorme. Ecco, due, a parte le vittorie che fa conseguire Livio come maestro allenatore, ma 2 flash, uno Sarajevo 84, ce l'avrà ancora in mente? Ah, quello sì, quello non si dimentica, non si fa dimenticare. Ma non dimentico nessuno dei miei figli, anche... Ci diceva la vittoria, poi la promozione dell'F in Serie C. Sì, la promozione, ecco, dell'F, ma abbiamo sempre seguiti, i figli li abbiamo sempre seguiti, sempre tanti sacrifici, ma li abbiamo sempre seguiti, spronati anche, perché... Non c'era nessuna festa né Natale, anzi a Capodanno si andava a letto presto perché al mattino almeno non c'era nessuno sulle piste per andare a allenarsi. Abbiamo fatto sacrifici noi ma anche i ragazzi, diciamo. Ecco. E adesso abbiamo il vino Magù. Adesso abbiamo il vino, che io ne ho assaggiato un pochino, mi ha preso anche la testa. È buonissimo, ma mi prende anche un po' la testa, perciò è meglio che stia tranquilla a berlo. E quando giocava non ha fatto soltanto il portiere, per il resto tutti i ruoli li ha fatti Oscar Magoni, e adesso gli manca solo di fare il sommelier forse. Il sommelier è un po' duretta, però si può bere il vino, diciamo che faccia quello che sta a tavola, che è meglio. Senti, il vino Magù non ti era mai capitato di bere? No, questa è una novità, una sorpresa. Che mi hanno fatto. L'avrebbe gradito anche il mondo, immagino, col salame. Ah, beh, quello di sicuro, mi avrebbe fatto giocare ancora di più. Mi faceva sempre giocare, però così ero titolarissimo proprio, non mi avrebbe mai sostituito. No, pane e salame e il vino Magù, cioè il massimo. Buon vino. E, no, è una bella cosa per il paese e sicuramente grazie soprattutto anche ai miei fratelli e mia sorella. Siamo riusciti a dare un po' di lustro a questo nostro altopiano che ci ha dato tanto, perché io qua ho imparato a sciare, a giocare a tennis, a giocare a calcio, che
che questo paese, pur essendo piccolo, però ha tutte le strutture e le aveva già 30 anni fa per poter fare questa attività. Abbiamo stato anche la bandiera con i leoni della Feralpi, sì. Salò, tu sei direttore sportivo, sì, di questa, stai quindi allestendo una squadra che è arrivata tra l'altro a un passo dalla Serie B. Siamo arrivati vicini, purtroppo siamo stati eliminati dall'Alessandria che poi è salita, con grosso rammarico perché nella partita di ritorno c'è stato un episodio, soprattutto un calcio di rigore che sembrava netto, che non ci è stato concesso e ci ha penalizzato molto, però... Mi sembra che ti abbiano anche espulso forse, no? Lì, sbaglio, diciamo, no? Che in quei momenti lì c'è una tensione talmente alta che naturalmente poi si fanno delle cose che ci si pente un'ora dopo, però purtroppo sono successe, sì. Senti, ma quindi Casa Margherita, la cosa questa... più bella è ritornare poi qui, no? Questa è la casa dei miei genitori e purtroppo mio papà non c'è più e... Naturalmente oggi manca lui, però sono contento per mia madre perché ha fatto grandi sacrifici e comunque ci ha cresciuto con dei valori dello sport, della lealtà, della determinazione, la voglia di non mollare mai, di essere anche orgogliosi dei successi ma anche degli insuccessi che ci hanno permesso poi di crescere. Dunque, questa è la nostra casa, la casa che conoscono tutti. Qua passano una montagna di ciclisti, di motociclisti. Qui c'è sempre gente. Non solo calciatori. No, qua entrano, qua arrivano tutti, arrivano Maddalena, olandesi, tedeschi, arrivano, vedono le bandiere, pensano che meglio sia. Che essere sul Garda, insomma. Ma qua non, di solitudine non si muore, no, assolutamente no. E la porta è sempre aperta, c'è sempre via vai, e il giardino è grande e dunque riconoscimento a noi che siamo stati atleti, ma soprattutto ai miei genitori. Una bella atmosfera allegra qui a casa Magoni con una bella famiglia e l'allenatore si può dire più vincente dello sci, no? Sì. Livio Magoni. Più vincente dello sci non lo so, ho vinto qualcosa, sì. La Vlova, l'ultima vincitrice della Coppa del Mondo, l'hai guidata tu, l'hai allenata tu, magari fin dall'84 hai dato qualche dritta anche a Paola, così non so. Sì, avevo iniziato all'inizio della mia carriera, sono andato al Mondiale a Bormio con Paola, quello sì, però gli ultimi 9 anni sono stati intensi e sì, abbiamo portato a casa un po' di cose. Ma non ti stanchi mai di vincere, che adesso c'è un'altra atleta lì che è pronta a sorprendere tutti, mi sembra, no? Sì, Meta Hrovat, la slovena, sono passato con lei e abbiamo iniziato a fare allenamento, abbiamo già fatto 3 camps. E potrebbe essere la sorpresa perché la vedo molto forte, sinceramente. Ricordiamo anche che comunque Livio Magoni ha allenato prima anche la nazionale italiana, perché qui a Bergamo abbiamo la Sofia Golgi e altre atlete, insomma non è che sei partito dall'azzurro per poi passare a vincere anche con altre, quindi non solo qui. Sì, no, sono partito negli azzurri nel 2005-2006 con le squadre minori, Coppa Europa, Junior Team e... Poi sono andato un po' in giro per l'estero, Polonia, Slovenia, con Tina Maze, dove ho cominciato a vincere qualcosa di importante. E poi dopo tornato in Italia, bella esperienza, 2 anni fatti bene, mi sono piaciuti. Sofia, sappiamo tutti, è una fuoriclasse, nella sua disciplina per me è la migliore al mondo assolutamente. E speriamo che continui a fare questi risultati e che porti a casa delle belle soddisfazioni per noi di Bergamo insieme a me, anche se lavoro per un'altra nazionale. Ma il vostro segreto è forse Margherita, la mamma? Il segreto di tutte le famiglie importanti sono la mamma e il papà, che penso ci hanno creduto da quando eravamo giovani, ha fatto grossi sacrifici per portarci in questo sport o negli sport, come è successo a mio fratello, e sicuramente i genitori sono la cosa più importante. Grazie Livio Magoni, allora questo porterà anche sulle piste da sci questo vino Magù
no? O il sé il vino, perché merita anche quello. Sì, sì, già in casa Slovenia mi hanno già chiesto di portare un po' di bottiglie per il prossimo camp, che vogliono provarlo. E... ma sono molto orgoglioso di questa cosa, non pensavo che fossimo così importanti per dedicare il nome di un vino così importante come il Calepino a un nome come il nostro.